Vi voglio bene. Grazie per l'applauso senza motivo. Voglio annunciarvi con immensa gioia che sono stato eletto finalmente capo condominio. Dopo tanti anni di inquilinato, finalmente adesso è il mio turno. Capo condominio con pieni poteri. Abbiamo fatto le elezioni al bar, ero già in vantaggio nel ballottaggio e sono stato eletto. Io ne ho approfittato della festa di insediamento, che erano tutte embriache, gli ho fatto firmare il nuovo statuto. Abbiamo preso dei provvedimenti immediati a vantaggio di tutti i condomini e miei personali. Allora, intanto come primo intervento, come primo provvedimento, ho fatto rimuovere quell'odioso cartello nell'androne: la persona educata non sputa e non bestemmia. Che a casa mia faccio che cazzo voglio, va bene? Poi l'ho sostituito con un più tranquillo: chi tace acconsente. No, che era da tipografo, mi faceva fretta che doveva chiudere, le altre frasi non me ne venivano, dico: stampa questa, vaffanculo, tanto. Mi è costato solo 1.800 euro. Verranno condonate tutte le rate condominiali dal giugno o agosto 2021, non mi ricordo quando ho pagato l'ultima, devo vedere. E una quota delle rate condominiali verrà devoluta alla SNAI sotto forma di scommesse, me ne occuperò io personalmente. A tale proposito verrà dedicato l'androne condominiale a carro armato, un cavallo che domenica corre nella terza corsa, è dato 1-15. Ho nominato il signor Di Bartolo del secondo piano, ministro dell'agricoltura, del condominio, in pratica si occupa del giardino del condominio. Naturalmente ministro senza portafoglio, perché se gli servono i soldi viene a me e glieli do io. Inoltre, visto i poteri che mi sono stati conferiti, ho pignorato tutti i box del piano terra per pubblica utilità. Praticamente tutti i box del piano terra del seminterrato verranno adibiti a pregatoi. No, ora ci sono tutti questi conflitti, è ora di finirla con questi conflitti tra religioni: musulmani contro cattolici, cattolici contro ebrei, buddisti contro Confucio, insomma c'è un casino. Facciamo un pregatoio, un modo di integrazione per tutti. Facciamo questo spazio che è un pregatoio, ogni box c'è un santo, una religione. No, che bello, tu vai là, ti confronti, vedi pure che c'è Buddha, c'è Confucio, c'è Maometto, magari uno vuole provare, sai, mi sono stancato di Cristo, provo un poco Maometto, vediamo se le cose vanno meglio. C'è anche il box dei testimoni di Geova, che però non c'è nessun santo, c'è solo il muro col citofono. Che loro comunicano così. Inoltre ogni box c'è una cassetta per le offerte che tramite un tubo confluisce nel mio box personale. Poi come... c'è gente che ha delle cose risolte sessualmente. Io ho un amico che non sta con una donna da 3 anni e mica può andare a chiedere la grazia in chiesa ai santi, questa cosa è un argomento un poco delicato. Tra l'altro i santi hanno fatto tutti voto di castità, quindi vai a chiedere la grazia per questo argomento, metti il dito nella piaga. E io per questo tipo di grazie, di richieste, abbiamo anche noi i santi Kama e Sutra, che hanno il loro popolo, dove tu vai là e chiedi la grazia, anche perché se non ci fossero stati loro, si doveva fare come si faceva una volta, questo tipo di grazie si facevano a mano. Grazie a tutti.